Ciao ragazze, allora oggi vi faccio un video tag. Mi ha taggata MyBlondie66, vi lascio il suo canale qui sotto nell'info box e le mando un grossissimo bacione. Allora, innanzitutto grazie perché io amo i video tag, in particolar modo quelli che sono del make-up, per cui grazie mille e so che mi divertirò tantissimo, mi sono divertita tantissimo a farlo. Allora, iniziamo subito. Questo video tag parla dei 13 ombretti, quindi ha ogni colore il suo ombretto. Iniziamo con la prima domanda, sono 13 domande. Allora, il color nude preferito? Io come color nude preferito in realtà vi faccio vedere, che ve l'avevo già fatta vedere in un altro video, però la palettina di Essence o l'About Nude, che è questa palettina qui. E il colore che mi piace particolarmente nude, in realtà sono due perché per creare un trucco piuttosto soft mi piace questo ombrettino qui e questo ombrettino rosato insieme. Quindi che creano un po' di tonalità, come potete vedere sul nude, se riuscite a vederlo, che mischiato al rosa diventa, dalla fotocamera si vede veramente poco, però diventa, vedete, questo colore molto perlato, palettina numero 01 di Essence. Poi, seconda domanda, illuminante preferito? Questo qui è della collezione di Kiko, della Lock Attraction, in realtà è un blush che però io utilizzo come illuminante, vabbè. È lo 01 Pearly Rock che vi faccio vedere. Adesso mi sto impasticciando tutte le mani, felicemente. Ve lo faccio vedere swatchato, come potete vedere, cioè praticamente è impercettibile questo qui. Come potete vedere è veramente molto leggero, però anche solamente sotto l'arcata sopraccigliare mi piace tantissimo. È anche vicino al dotto lacrimale, secondo me è veramente bello e dà un bellissimo effetto. Passiamo alla terza domanda. Il grigio preferito. Allora, questo qui è più grigio, ha un color tortora ed è di Bottega Verde, ed è questo qui. Questo è un grigio tortora veramente molto bello ed è si chiama proprio Tortora di una delle collezioni nuove e questo qui è il colore. Potete vedere, è un grigio tendente all'argento. Poi il numero 4, il verde preferito, che oltretutto lo sto indossando anche in questo momento e ultimamente lo sto proprio amando da morire ed è il numero 111 di Kiko, che è questo qui. È un verde con qualche sfaccettatura secondo me, in oro, argento, non lo so. Comunque è proprio sfaccettato ed è troppo bello. Adesso questo qui ve lo swatch anche questo, se riesco a farvi vedere in mezzo a tutto questo pastrocchiero. Guardate qua, come potete vedere, secondo me dalla fotocamera qualche sfaccettatura la riuscite a vedere. E secondo me questo qui è un ombretto veramente bello. Riuscite tutto a vederlo che se lo indosso. E non l'ho ancora provato, ma per me è bagnato ancora più bello. Poi, domanda numero 5. Il glitter o ombretto sbluccicoso preferito? Io mi piace da morire questo qui che è di Pupa, della collezione China Doll ed è il numero 03 ed è questo qui. Io non so dirvi esattamente il colore, ma è un misto tra grigio, violetto ed è tutto glitterato. Ve lo swatcho anche questo. Non so se riuscite a vederlo dalla fotocamera, ma è super glitterato. Guardate qui. Ed è tipo un, non lo so, è tipo un grigio, però è anche del dente al violetto. Bellissimo, questo qui è veramente bello. Poi, la domanda numero 6, il blu è il celeste preferito? Ho trovato il blu più bello del mondo, che è sempre della collezione Rock Attraction, ed è l'ombretto in crema di Kiko numero 108. Cioè, ragazze, è troppo bello questo blu. Guardate qui, è super pigmentato. Cioè, ovviamente è in crema, ma cioè, si vede talmente bene. Guardate qui, se riuscite a vederlo,
da fuoco. Cioè, è veramente, ne basta pochissimo prodotto che vi fa proprio, oltretutto fa proprio un effetto allungato nel suo, è veramente bellissimo. Oltretutto adesso Kiko sta facendo gli sconti, questo ombretto qui lo trovate in sconto e infatti ho comprato anche della stessa serie un altro che è color tipo grigio nero, molto bello anche quello. Poi numero 7, domanda numero 7, marrone, ombretto marrone preferito, sempre di Kiko, è il numero 205. Io non amo molto i marroni, sinceramente, devo ammetterlo, questo è il colore. Però questo qui, questo marrone mi piace particolarmente perché al suo interno ha qualche paiuzzina, non so se lo vedete, qualche paiuzzina dorata. Come marrone perché non è proprio il classico marrone, è un po' diverso dal solito, è un pochino più, è molto scrivente ed è un po' glitterato, però ripeto, i marroni non li amo particolarmente. Poi domanda numero 8, palette preferita, assolutamente tutta la vita questa, la Smoky di Urban Decay, ragazze, ve l'avevo fatta già vedere nella collezione di palette, questa qui è la palette, oltretutto al contrario perché mi casca la matita, comunque eccola qua, cioè dal nero al grigio, al verde, al blu, al violetto, questo è bellissimo, cioè sono dei colori super scriventi. Io veramente, durata eccezionale, questa qui è una palette costicchia, ma se volete una palettina che vi faccia, che abbia proprio tutti i tonalità che vi occorrono per gli smokey eye, è assolutamente questa, e come sapete io amo gli smokey eye, quindi questa assolutamente bellissima. Poi, domanda numero 9, ombretto rosa fucsia preferito, anche questo me l'avete già visto utilizzare, ed è questa qui di Kiko, della collezione Infinity, questo qua, che è il numero 405, me l'avete visto utilizzare nel tutorial che ho fatto di Kiko, veramente troppo bello, guardate qua, questo qui è il colore, questo è molto glitterato. Questo è veramente splendido e sono di quelli delle cialdine che io uso sfusi perché non ce la posso fare nelle cialdine, nella confezione le rompo tutto, faccio un mio casino, quindi preferisco tenerli sfusi, almeno sapere dove ce l'ho, perché sennò con la confezione ho divisi di tutti i colori, non so più quale sia, dove sia. Poi domanda numero 10, oro o argento preferito? Ho voluto prendere un oro, magari non li amo particolarmente, diciamo che tra l'oro e l'argento preferisco un pochino di più l'argento, però argento mi sembrava troppo di ripetere il colore grigio, allora ho pensato di farvi vedere il mio ombretto preferito color oro, che è il 24 ore Velvet Wet and Dry di Deborah, che è questo colore qui, questo qui ve lo swatcho, sperando riuscite anche qui a vedere, questo qui è un oro molto molto bello, e questi ombrettini di Deborah, continuo a dirvelo, io li stra-adoro, per cui mi continuerò a prenderli, e oltretutto vi ripeto, non sono molto amante dell'oro, ma questo ombretto qui mi ha particolarmente affascinato, più che altro perché nella confezione, come potete vedere, sembra proprio un color, non è proprio un oro vero e proprio, sembra più un color ocra, invece proprio, ragazzi, addosso proprio questo effetto dorato veramente molto bello. Poi domanda numero 11, giallo preferito. Odio il giallo, premetto, come ombretto non lo metterò mai e mai mi vedrete portare del giallo, per cui vi faccio vedere uno degli ombretti che in realtà sono della linea Gold, ed è una palettina che è questa qui di Pupa, di una vecchia collezione, che c'è questo colore qui, non so se adesso riesco a farvelo vedere, questo qua, che è un giallo più che giallo è tendente al bianco, però se riesco a farvelo, a swatcharvelo, vi faccio vedere, vediamo vicino all'oro per esempio, questo qui,
Non si vede molto, però è un giallo molto, molto, molto tenue. Poi andiamo alla domanda numero 12. Viola preferito? Viola preferito è questo qui di Collistar, l'ombretto effetto seta numero 47 viola, che è questo qui, che è un viola tutto glitterato. Guardate qua che bello. Provo anche qui a swatcharvelo in un unico posto che è rimasto libero. Questo qui è veramente bellissimo bagnato, cioè ragazze, questo qui, se questi ombretti di Collistar, se vi capita di prenderli, secondo me bagnati sono bellissimi, si vede proprio il colore sbrilluccicoso, molto bello. Infine, domanda numero 13, combo di ombretti. Allora, una combo vera e propria non ce l'avevo da Mossabi, vi faccio vedere un ombretto a 4, una palettina di Kiko, che è la numero 02 della Color Fever, Luxurious Golden Plum. Questa è una delle mie palettine preferite, però come duo voglio farvi vedere questo duo qui. Strano, vero? Il nero e il viola. Uno perché i colori sono molto molto scriventi, due perché si abbinano troppo bene. Quindi se vi faccio vedere il nero, vi faccio vedere il viola vicini, lì quando li vado a sfumare questi due, cioè, sono veramente bellissimi. Io amo gli smokey eye, quindi automaticamente è normale che come duo vi facessi vedere degli ombretti smokey. Niente, ragazze, siamo giunti al termine e ringrazio ancora tantissimo MyBlondie66, le rimando ancora un grosso bacio. Intanto voglio anche approfittarne per salutare tutte le ragazze che sono state taggate nel video, la collaborazione di MyBlondie66 con le altre ragazze, che a cui mando un bacio anche alle altre. E niente, iscrivetevi al canale e innanzitutto voglio ringraziare principalmente tutte le iscritte, grazie a tutte e un bacione e al prossimo video. Ciao!